Allora, adesso io cedo il passo a due mostri sacri, due mostri. Uno è il professor Mira, che conoscete, e l'altro è il professor Nuti, che sono stati insieme al professor Pagnini, che in questo momento non è qui perché è in viaggio. Venite, venite, sono stati la terna che hanno decretato il vincitore del premio Dufour. Per cui gli lascio lo scranno e parleranno loro. Poi mi fate sapere. Bene, mi riallaccio a quanto Giampiero Neri ha detto pochi minuti fa. E cioè, ho il piacere di ricordare come Giampiero, alcuni anni fa, istituì questo premio in memoria di Aldo Dufour, assistente, aiuto e poi primario all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, e considerato all'unanimità il padre della moderna vestibologia italiana e il maestro di tutti noi. Parlo qui a nome della commissione giudicatrice del premio Dufour di quest'anno, composta dal qui presente professor Nuti, da Paolo Pagnini che vi saluta e dal sottoscritto. Ci siamo trovati davanti a sette elaborati prodotti da specializzandi o neospecialisti, tutti di elevato livello scientifico e quindi con un compito non facile di selezionare il lavoro meritevole del premio. Quali sono stati i criteri che sostanzialmente ci hanno guidato? Il primo è proprio che l'elaborato si ispirasse alla filosofia di Aldo Dufour e alla filosofia di questo nostro cenacolo di audiovestibologia. Il secondo è stato quello di non dare particolare importanza alle circa 100 pagine che in ogni tesi di specialità nel nostro paese, che necessita di un certo peso specifico, si dilungono sull'anatomofisiologia del sistema vestibolare, del sistema uditivo, di questo e di quello, ma di badare proprio alla ricerca che è l'anima dell'elaborato stesso. E qui abbiamo ricercato che la ricerca sia una ricerca concreta, attuale e pratica, che la metodologia con cui è stata condotta sia stata correttamente descritta e condotta con una metodica rigorosa. Che, e questo è stato un punto particolarmente delicato, che le conclusioni fossero coerenti su quanto presentato nell'introduzione. Abbiamo visto che in molti casi così non era. Si fa un certo programma, poi ci si e vengono messi. E infine, forse il punto fondamentale, di vedere come nella produzione della ricerca e dell'elaborato ci sia stato un impegno diretto, personale ed effettivo del candidato nella presentazione della tesi. In conclusione, ed è molto suggestivo dire che siamo arrivati per strade separate, ma a una conclusione unanime, abbiamo giudicato meritevole del premio Dufour l'elaborato presentato dal dottor Politi di Siena, ma discusso nella scuola di specializzazione presso l'Università di Pisa, e che tratta della presbistasia e in particolare che confronta un test abbastanza noto, che è il Tinetti Balance Test, con un test molto valido, ma di recente introduzione, che è il Functional Video Impulse Test, proprio per vedere quale ruolo abbia un deficit funzionale del riflesso vestibolo-pulmotore nella fisiopatologia della presbistasia, che in quanto tale è una patologia del sistema di controllo posturale, di cui il sistema vestibolare e il riflesso vestibolo-pulmotore fa parte. Quindi la conclusione è, dottor Politi, complimenti, vincitore del premio,
e complimenti da parte di tutti noi. Si dice che Siena sarebbe la prima contrada, quindi sarebbe Bistrice, ma altrimenti va bene, aspetta qua, ci sono state qui, là, ci sono ricordo dopo, mettiamoli in mezzo. Come ho detto, i giovani sono il nostro futuro e lui è uno dei, dei nostri giovani. Adesso, siccome lui ha fatto una bella tesi di laurea, di specializzazione, quindi già uno specialista a Torino, a maggior ragione la pedana Stabiloamerica gli farà comodo, vi parlerà di quello che ha fatto. Cioè la sua tesi di laurea, credo che sia giusto che la sentiamo tutti quanti. Va bene? Grazie. Buonasera a tutti, grazie al professor Neri, al professor Mira, al professor Nuti, al professor Pagnini, anche se non c'è. Mi perdonerete se ho lasciato la presentazione così come l'ho presentata durante la seduta di specializzazione. Ringrazio anche il professor Mira per la correzione che fa della presbistasia e non presbiastasia. Niente, i miei due professori purtroppo non ci sono, che mi hanno seguito nello studio, nel lavoro che ho fatto, che sono il professor Salerno e il professor Mandalà. Allora, cominciando, possiamo dire che la presbistasia possiamo definirla come un'instabilità sia statica che dinamica, secondaria all'invecchiamento degli organi sia centrali che periferici, responsabili del mantenimento dell'equilibrio. Gli anziani, quindi, o comunque il disequilibrio è una patologia abbastanza frequente con l'aumentare dell'età. Infatti, numerosi studi, come vediamo citati sotto, evidenziano come nei pazienti già di sopra dei 60 anni i disturbi dell'equilibrio, quindi un termine abbastanza vago, sono frequenti e presenti in circa un terzo dei pazienti. Mentre al di sopra degli 85 anni circa la metà dei pazienti soffre di disturbi dell'equilibrio. I disturbi dell'equilibrio sono importanti dal punto di vista medico e, se vogliamo, anche dal punto di vista sociale e di spesa pubblica, perché sono associati a un aumento del rischio cadute, quindi un incremento dei costi sia diretti legati all'ospedalizzazione, quindi agli accessi al pronto soccorso, le eventuali fratture, interventi chirurgici che eventualmente sono necessari fare, e poi i costi indiretti legati all'assistenza al paziente anziano. E ho preso spunto dalle linee guida del Ministero della Salute del 2009 sulla prevenzione del rischio caduta degli anziani, dove dà dei consigli sui test che possono essere utili per identificare dei pazienti a rischio cadute. E questi sono il Tinetti Balance Test, il TMAP and Go e il Functional Reach. Tra i tre, il Tinetti Balance Test viene identificato nelle linee guida come il test con un buon valore predittivo sulla valutazione dei disturbi dell'equilibrio. E quindi io ho utilizzato questo test per classificare o comunque dare un numero, un valore di rischio cadute ai vari soggetti anziani. Come vediamo, al giorno d'oggi sulla presbistasia non esiste un test strumentale, quindi sono tutti test basati su una valutazione che può essere fatto facendo camminare il paziente, osservandolo. Il Tinetti Balance Test si compone di due parti: una parte che valuta l'equilibrio statico, se così vogliamo chiamarlo, con un punteggio totale che arriva a 15, qualora non ci siano delle alterazioni, e sull'andatura, sull'equilibrio dinamico, con un punteggio
massimo di 13 se non ci sono alterazioni. Il totale da 28. Nelle linee guida vengono dati dei rischi, delle classi di rischio che vanno da un alto rischio se il punteggio è inferiore o uguale a 18, a moderato rischio fra 19 e 23 o basso rischio se superiore a 24. Tinetti nel primo studio che fece, in cui appunto venne fuori questo tipo di test per valutare il rischio di caduta, vediamo che i punteggi erano leggermente diversi. E ho visto anche in altri studi come viene adattato in base allo studio e al lavoro che viene fatto. Io comunque ho mantenuto la valutazione secondo le linee guida del Ministero della Salute, quindi in tre fasce di rischio. Ho eseguito questo lavoro nell'ultimo anno della mia specialità, ho raccolto 50 pazienti di età superiore ai 65 anni e li ho divisi in due gruppi. In circa 31 pazienti che avevano avuto delle ospedalizzazioni a seguito di cadute negli ultimi 5 anni, pazienti che invece non avevano riferito cadute o ospedalizzazioni in tal proposito negli ultimi 5 anni, appunto. Sono stati tutti sottoposti a una visita generale otorino, è stata fatta una ricerca di nistagmo spontaneo con i Frenzel e posizionale. Ho valutato il rischio della caduta col Tinetti Balance Test, la valutazione del DHI, la valutazione anche delle abilità cognitive, che è importante, col Mini Mental State Examination, la valutazione anche dei disturbi correlati, disturbi psicologici correlati all'ansia e alla depressione, quindi LAZ, e poi la valutazione del guadagno vestibolo, del riflesso vestibolo oculare tramite il VHT, e la valutazione qualitativa del VOR con il Functional ed Impulse Test. E per semplicità e per velocità, per evitare poi di stancare troppo i pazienti, ho eseguito la valutazione solo sul canale semicircolare laterale, perché altrimenti mi avrebbe impiegato troppo tempo e i pazienti si stancano anche abbastanza facilmente. Già con questa batteria è stato abbastanza impegnativo. Una piccola nota sul funzionale di impulse test: il funzionamento è analogo a quello del video di impulse test, solo che il paziente deve andare a riconoscere su uno schermo, come vedete dall'immagine, se riesco, ok, deve andare ad individuare un ottotipo che compare al centro dell'immagine durante i movimenti rapidi della testa e tramite una pulsantiera lo identifica. Vengono accettate tutti quei movimenti della testa con un'accelerazione fra i 3.000 e i 6.000 gradi al secondo quadro, in maniera tale che siamo sicuri che viene attivato prettamente il riflesso vestibolo oculare. Una cosa da precisare, non so se si vede, forse male, è che la presentazione dell'ottotipo è questa linea nera, la linea rossa è il movimento della testa, la linea blu è il movimento dell'occhio, quindi la presentazione dell'ottotipo avviene durante il movimento della testa, quindi se il riflesso è valido il paziente è in grado di mantenere lo sguardo fisso e di identificare in maniera abbastanza efficiente il tipo di simbolo che viene identificato. In presenza di overt saccade, ossia di quelle saccade che compaiono dopo 200 millisecondi, ovviamente il paziente non è in grado di mantenere lo sguardo fisso e non identificherà l'ottotipo, così come in presenza di cover saccade, il tempo quindi di fissazione o la saccade non sarà tale da dare al paziente una chiara visione dell'ottotipo e quindi sbaglierà. Sotto c'è la valutazione, c'è un functional impulse test di un paziente sano in cui la percentuale delle risposte corrette è del 100%, quindi sia nel movimento verso destra che verso sinistra è in grado di identificare in maniera chiara il simbolo che viene impresso sullo schermo. Questo è una sono due immagini che confrontano che vi è una certa correlazione fra i risultati del video di impulse test e del functional di impulse test nelle neuriti vestibolari, per esempio. Infatti in questo caso nel paziente in questione abbiamo una neurite vestibolare sinistra, infatti vediamo che sono presenti sia delle cover che delle over saccade ed si associa a una riduzione del guadagno vestibolare che in questo caso è 0,33 a sinistra.
Ciò si riflette in uno scadimento delle performance al functional ed impulse test. Infatti il paziente identifica solo il 30% delle risposte corrette, mentre a destra, in cui non c'è patologia, la percentuale delle risposte corrette è dell'80%. Allora, andando nello studio in sé, ho voluto appositamente escludere tutti i pazienti che avevano una patologia vestibolare certa, perché a me non interessava sapere se il paziente era caduto perché era un vestibolo epatico. Quindi tutti i pazienti con nistagmo spontaneo o posizionale sono stati esclusi. Ovviamente pazienti con disturbi visivi tale da eseguire l'esecuzione del video di impulse test, del functional di impulse test, non sono stati, per motivi appunto di esecuzione dello studio, integrati nello studio. E così anche pazienti con importanti deficit cognitivi, quindi che non riuscivano a capire come eseguire il test, il functional, sono stati esclusi. L'analisi statistica ha posto il livello di significatività per valori di p-value inferiore a 0,05, ha seguito varie analisi col Q-square, test di Fisher, poi l'analisi della varianza ad un fattore e la regressione lineare semplice e multipla, vediamo nelle seguenti slide. Quindi i risultati sono stati 31 casi, l'età media di circa 80 anni e 19 controlli. Nella valutazione tra i casi e controlli per sesso, per età, non c'era differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. Questi sono i risultati, le medie, le deviazioni standard, le mediane per i vari test che ho eseguito nei pazienti, e quello che è venuto fuori molto interessante è questo: che sebbene con l'età non abbiamo delle alterazioni significative col video di impulse test, o meglio, non si correla, almeno nello studio che ho fatto io, con la caduta in maniera statisticamente significativa nei casi rispetto ai controlli, questo avviene invece per il functional. Come vediamo, nel 65% dei pazienti nei casi abbiamo avuto un'alterazione, cioè una riduzione delle performance al functional di impulse test, inferiore all'80% di risposte corrette rispetto al 26% dei pazienti nei controlli. Questo ovviamente si è anche avuto nella valutazione del Tinetti. È ovvio che i pazienti che cadevano avevano una riduzione dei punteggi ottenuto al Tinetti maggiore rispetto a quella dei controlli, e poi ho trovato anche una alterazione nei punteggi del Dizziness Handicap Inventory fra il numero dei casi e dei controlli. Questo sembra essere non tanto soggetto al rischio di caduta, ma è più che altro la paura del paziente che ha sperimentato già la caduta che possa cadere ancora. E poi ovviamente nell'analizzare il rapporto che esiste sia nei casi che nei controlli del functional e di impulse test, c'è una correlazione statisticamente significativa. Ho seguito anche la regressione lineare tra questi valori, e quello che vediamo nell'analisi del campione in totale, in questo caso, che con l'aumento dell'età abbiamo uno scadimento delle performance al functional ed impulse test. Bisogna dire che questa linea tende ad avere un decorso piuttosto orizzontale se noi andiamo a prendere soltanto i casi, ossia i pazienti che sono caduti. Quindi questo ci deve far pensare che un paziente giovane con un'alterazione del functional ed impulse test lo pone ad elevato rischio caduta. Ovviamente abbiamo una correlazione lineare anche tra una riduzione dei valori ottenuti al Tinetti e lo scadimento delle performance al functional ed impulse test. Questa è l'analisi in classi di rischio eseguita seguendo la divisione dettata dal Ministero della Salute, quindi ad alto, medio e basso rischio. Come vediamo, soltanto nei pazienti che hanno un moderato o alto rischio i punteggi ottenuti al functional ed impulse test sono più bassi e raggiungono i valori peggiori nell'ultima classe di rischio, quindi quando i valori del Tinetti sono molto bassi.
Quindi, in conclusione, che possiamo dire? Il Functional Impulse Test è un test abbastanza semplice, vi richiede forse poco di più del tempo per fare un video ed impulse test, ed è un test che si è rivelato utile, è molto sensibile nella valutazione di un'alterazione vestibolare nel paziente anziano. Non è richiesta l'analisi del movimento oculare, quindi questo è un vantaggio, non soffre degli errori tipici del video ed impulse test, quindi può essere eseguito in pazienti che hanno gli occhi piccoli o anche con gli occhiali, magari più difficoltoso eseguire il video ed impulse test. Lo studio del Functional Head Impulse Test permette di valutare le disfunzioni associative corticali del VOR, perché in questo caso, oltre al riflesso vestibolo oculare, si ha l'integrazione con la percezione, ossia con la percezione visiva, quindi da un riflesso semplice si arriva al riflesso corticale, quindi polisinaptico. Quindi il Functional Head Impulse Test è più sensibile per questo, proprio per questo motivo, in quanto vengono interessate delle vie un'elaborazione del riflesso vestibolare a livello più alto, a livello corticale, e come sappiamo a livello corticale le afferenze vestibolari sono diffuse in tutta la corteccia e quindi sono molto più difficili da studiare. E quindi la valutazione vestibolare in un paziente anziano deve essere importante, soprattutto nei pazienti a rischio caduta, deve essere adeguatamente studiato. Quindi il Functional Head Impulse Test è uno strumento, secondo me, utile, che può aiutare non soltanto nella gestione, ma in futuro, credo, con altri studi, forse anche nella riabilitazione del paziente anziano e presbiastasico. Grazie. Grazie, prendo anche. E questo, mi raccomando. Grazie mille. Sì. Iscriviti al Cenacolo, per favore. Vediamo, no? Va bene, credo che abbiamo finito. L'ultima informazione che vi voglio dare prima di andare a tutti quanti a ristorarci con un po' di un cocktail di benvenuto, è che quest'anno abbiamo chiesto a chi volesse di presentare un poster, e sono pervenuti diversi poster che sono esposti qua, qualcuno anche della mia clinica, e nell'ambito di questi vi invito a osservare come ci sia un'evoluzione nell'uso dei test vestibologici, perché per esempio l'uso dei VEMS nelle patologie del sonno, dell'OSAS, sta cominciando a diventare importante. Addirittura abbiamo trovato che gli OVEMS possono essere predittivi per la sonnolenza diurna. Quindi potrebbe essere un test indispensabile nel rilascio della patente, perché è un test oggettivo. Non è più un test soggettivo come la scala di Epworth, ma potrebbe diventare un test oggettivo indispensabile in questo tipo di patologia. Quindi, come diceva stamattina oggi pomeriggio la professoressa Moraro, la multidisciplinarità della nostra materia sta diventando ancora più ampia, perché ci stiamo rivolgendo anche ad altre specialità e ad altre patologie. Bene. Grazie di essere intervenuti, andiamoci a ristorare e ci vediamo domani mattina alle 9:00.